La città di Napoli c'è una corrispondenza profonda. Che cosa sarebbe Napoli senza San Gennaro? E che cosa sarebbe San Gennaro senza Napoli? È bello pensare che abbiamo questo patrono, questo protettore che pensa a tutti quanti noi, ma pensa soprattutto alla città nel suo complesso. Io conosco tante persone che sono devote di San Gennaro, come immagino anche voi. Però molti napoletani, quanto hanno un bisogno da esprimere, vanno da San Gennaro, però hanno anche altri santi, forse più recenti, come Padre Pio, Madre Teresa, oppure Sant'Antonio. Quando è che vanno da San Gennaro? Vanno da San Gennaro quando sentono che sono coinvolte le sorti stesse della città. San Gennaro non pensa tanto ai miei piccoli problemi o quelli di là, pensa alla città, è il patrono della città. E quando in passato Napoli ha avuto mille problemi di pestilenze, colera, la peste, il Vesuvio, oppure guerre, pensate quante volte la minaccia di questi disastri ha fatto tremare le gambe e il cuore dei napoletani, no? San Gennaro è stato sempre dalla parte della città e ha difeso tutta la città nel suo complesso. Sapete che si racconta, ma è vero, sia questa storia che mi è stata rappresentata stamattina, no? Che a un certo punto Napoli ha pensato proprio di fare un patto, di scrivere un contratto davanti a un notaio per impegnare formalmente San Gennaro che intervenisse nella sua storia, nella sua vicenda. E San Gennaro ha mantenuto la parola, per cui questa grande cappella che entrando avete visto a destra è sorta nella sua bellezza, nel suo fasto e nella sua capacità di rappresentare le cose belle della vita di San Gennaro e degli altri patroni, è nata questa grande e bella cappella proprio in seguito a questo patto. Ma voi vi immaginate che uno chiede una grazia a un santo e poi va dal notaio e mette per iscritto: se il santo mi fa la grazia, io mi impegno davanti a tutti. Ecco, solo a Napoli succedono queste cose, perché c'è un grande sentire nel cuore napoletano per San Gennaro. San Gennaro appartiene alla nostra storia. Raccontavo prima al vice sindaco che sta con noi, dopo ci porterà anche un suo saluto, e raccontavo che quando sono arrivati i francesi a Napoli in seguito alla rivoluzione del 1799, è stata una breve rivoluzione, c'erano le truppe francesi in cattedrale. Il generale Championnet era venuto a rappresentare